Valle Strona. Questo è il nome della ripida valle che risale da Umegna verso il Capezzone e il villaggio Valser di Campello Monti, seguendo il corso del fiume da cui prende nome. Valle stretta ma di improvvise bellezze, con una ricca vegetazione, splendidi laghetti alpini, racconta ad ogni villaggio, ad ogni comunità che si incontra lungo il cammino, seguendo la tortuosa strada di valle, la storia di eroici e tenaci artigiani che hanno fatto di questi luoghi un vero e proprio distretto produttivo. La Valle Strona è conosciuta come Val di Cazzul, la Valle dei Cucchiai o anche Valle dei Grattagamol, cioè di coloro gli artigiani del legno che fanno il solletico ai tarli, o ancora Valle dei Pinocchi, perché proprio qui si costruiscono i celebri burattini, partoriti dalla fantasia di Carlo Lorenzini, detto il Collodi. In questa valle, oggi come un tempo, si lavora il legno per dare forma a cucchiai, ciotole, mestoli, articoli casalinghi in genere. Ma dal legno si ricavano anche forme diverse, come eleganti pettini, oppure raffinati oggetti per fumatori di pipa, o ergonomici calci per pistole. Segnale che la tradizione della valle oggi si coniuga con una evoluzione alla ricerca di nuove idee, forme e design. La genialità degli artigiani valstronesi non è legata solo all'oggi, gli appartiene come una parte importante del loro DNA. Sì, perché a legno si affiancarono ottone, rame, latta, acciaio e soprattutto il peltro, che portò i peltrai valstronesi a fare fortuna all'estero. Oggi in valle si continua ancora questa tradizione, a Massiola, con gesti antichi rivolti, ma capaci di realizzare oggetti d'attualità per la nostra quotidianità. Storie di lavoro, di fatica e di successi, in valle e all'estero, in Germania e in Olanda, esempi di emigrazione che coinvolsero la valle e che trovano mirabile raffigurazione nell'ex voto di Maria Sesiani del 1875, vetrata che raffigura la storia di questa famiglia, dalla Valstrona Colonia e al Brasile, dove i figli della donna emigrarono in cerca di fortuna, sino al ritorno alla casa materna, in tempo per l'ultimo saluto alla vecchia madre inferma. Oggi quel lavoro continua, forte di una salda tradizione che consente di guardare con fiducia ed orgoglio al futuro.